Well, this is my generation. Generation Degeneration. Ladies and gentlemen, this is my generation. Da Proust in su, il salotto culturale per tutti quei lanzichenecchi che non si sentono toccati dalle parole di Elkan per il semplice fatto che Proust oramai lo sanno a memoria. Se anche tu pensi che la manipolazione e la propaganda passino soprattutto dalla società dello spettacolo, Da Proust in su è il format che fa per te. Da Proust in su è il format che fa per te. Da Proust in su è il format che fa per te. Parleremo di ciò di cui parlano tutti gli altri, dicendo l'opposto. Parleremo di ciò di cui parlano tutti gli altri, dicendo l'opposto. Parleremo di ciò di cui parlano tutti gli altri, dicendo l'opposto, con Enrica Perucchietti e Antonello Cresti. Buongiorno a tutti amici di Visione TV, ben ritrovati con questa puntata di Da Proust in su. Passo subito a salutare il mio compagno di viaggio Antonello Cresti. Ciao Antonello. Ciao Enrica e un saluto a tutti gli spettatori. Un saluto a tutti. Mi diceva la segretaria di redazione che aveva una comunicazione per me, per gli spettatori. Che succede? No, guarda, devo dire, io sono un po' in imbarazzo con te, con gli spettatori, con i collaboratori ai quali tengo tantissimo. Però insomma, finita questa trasmissione, questa nostra trasmissione, io partirò e quindi... Dove vai? Quindi dovremmo interrompere questo nostro sodalizio perché ho questo impegno a tempo indeterminato. E scusa, ma dove vai? Sei appena tornato a Firenze, eri qua a Torino per la live di Da Proust in su due giorni fa, e dove vai adesso? Parigi, Francia, Nord. No, tutti ricordi quella missione in Medio Oriente? Sì, cioè, certo, no, si è creata una connection con degli imprenditori dell'Arabia Saudita e quindi c'è questo impegno a tempo indeterminato su Parigi, però su Parigi, e che ti devo dire? Cioè, può darsi che devo stargli un mese, un anno, vent'anni, purtroppo... purtroppo allo stato attuale non mi è dato sapere. Poi magari le cose si risolvono in 4 e 4, 8 e si riparte alla grande. Però ecco, purtroppo con la morte nel cuore ad maiora bisogna prima pensare agli affari. Però mi dispiace veramente tanto. E... scusami, ma quindi no, è chiaro. Momentaneamente sì. E poi ci riaggiorneremo, insomma. Però lo dici comunque, così in diretta, non ero preparata. Vabbè. Allora, senti, intanto seguiamo la scaletta e poi cercherò di riavermi sì, dal... Non ci pensiamo. Vabbè, insomma, dal trauma. Partiamo subito con la questione del cosiddetto DASPO per gli artisti che usano il palcoscenico della RAI. È stata l'idea lanciata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli, in un'intervista Libero in cui, pur senza citare esplicitamente i casi di Gali ed Argendamico, ha sottolineato che Sanremo è il festival della canzone italiana ed è vergognoso che venga utilizzato e sfruttato da chi dovrebbe solo cantare e invece fa altro, fa propaganda politica. Ma prima di chiederti cosa ne pensi di questa sparata sul DASPO per gli artisti, ma quindi un artista deve solo cantare, non può parlare e soprattutto non ci deve essere nessun coinvolgimento di tipo etico e sociale, quindi soltanto canzonette finché la barca va e basta? È bello, no, come questi politici, no? Io non conoscevo questo Morelli, però è bello come prendano la ribalta sempre per ragioni di grande spessore. E qui, che dire, lui usa la parabola, la metafora del DASPO, no? Per gli artisti che oserebbero esporsi politicamente, probabilmente perché lo stadio è l'unico
ambiente che gli evoca qualche pensiero e qualche reminiscenza, no, di vario genere. No, io ho una brutta notizia per questo Morelli, ma questa brutta notizia si trasforma subito in una bellissima notizia per lui. La brutta notizia è che i cosiddetti artisti continueranno a fare politica, perché in questo momento storico è il loro compito primario e principale, però continuare a fare politica per costoro significa niente meno che compiacere il potere e quindi fare propaganda per ciò che i Morelli, di destra o di sinistra che siano, ritengono opportuno e continueranno a svolgere questo ruolo da pubblicitari. Quindi si rassereni Morelli, non c'è bisogno dei Daspo, perché questi artistucoli saranno dei soldatini perfetti, oggi per il centrodestra, domani per il centrosinistra e dopodomani chissà per chi. Insomma, da giullari a cortigiani, il fatto che poi queste sparate arrivino in un clima già di psicoreato, di autocensura, perché già sono pochi comunque gli artisti, come insomma stavi già spiegando, che prendono posizione, che osano prendere posizione pubblicamente, lo abbiamo visto soprattutto negli ultimi anni. Poi ci sono quelli che magari lo hanno fatto in passato e poi si pentono e addirittura vanno a cancellare le tracce di quello che avevano scritto, per esempio, sui social. E è accaduto con Fiorella Mannoia, che ha cancellato un post in difesa di Assange e della Palestina. La motivazione era un momento diverso. Lascio a te commentare. Ma infatti questi cantanti, personaggi dello spettacolo, eccetera, hanno una grande capacità, una grande peculiarità che è l'autocensura. Loro non hanno bisogno di essere indirizzati, di essere censurati, perché sono capacissimi da soli di capire dove spira il vento. E questa assurda situazione della Mannoia che si rimangia parole scritte un paio di anni fa su Assange e la Palestina, perché è un momento differente, specularmente ricorda le parole che io ricordo pronunciò Paola Taverna del Movimento 5 Stelle alla vigilia del famoso ribaltone con cui si allearono i pentastellati col PD. In realtà vede tutta una prosecuzione, il cosiddetto mondo dello spettacolo è una prosecuzione sotto altri intenti del mondo della politichetta, del teatrino politico, ed è dal nostro punto di vista è veramente imbarazzante. Però ripeto, dal punto di vista di coloro che tengono il timone, io penso possano stare tranquillissimi, anche se la Mannoia è una, ecco, diciamo, con una tessera differente rispetto a quella di Morelli, insomma, ma sono veramente dettagliucci in questo momento. Parliamo di un artista quasi attivista, ai livelli poco sopra la grande poetessa e attivista Giorgia Soleri. Stiamo parlando di Fedez, che insomma in questi giorni, in queste settimane, nell'occhio dei ciclone sono tantissimi, tra l'altro i rumors su il suo presunto divorzio, separazione con la moglie Chiara Ferragni, ma oggi ci focalizziamo sulla situazione economica del rapper, perché un lungo articolo del Sole 24 Ore ha analizzato quella che viene definita la ragnatela societaria di Fedez il giorno dopo la diffusione da parte del Codacons dell'audio nel quale si sente l'artista milanese dichiarare al Tribunale di Milano nel 2020 di essere nullatenente e che i beni mobili e immobili sono riconducibili alle sue società. E si scopre però da questo articolo che Fedez avrebbe incassato alla fine solo bruscolini, 10 milioni, quasi 10 milioni di utili in meno di 10 anni. Anche tu sei nullatenente come Fedez. Vabbè, adesso te ne vai a Parigi per 20 anni, quindi chissà che combini. Ma guarda, io dai film della commedia all'italiana, insomma, anche quelli di serie B, che la figura dell'evasore fiscale è una figura, insomma, molto rappresentata, ho imparato una cosa, che non si deve mai esporre i propri beni, le proprie ricchezze. Cioè, tu esci con
come un barbone, no, per la strada e poi nascondi 50 Ferrari, elicottero privato in casa. Allora io dico, Fedez, ma se tu vuoi dire di essere un terrorista, a parte che hai sbagliato la professione, cioè l'hai sbagliata a farla a quel livello, perché gli altri livelli sì, i musicisti sono nullatenenti, ma siccome tu non sei un musicista, ma sei qualcos'altro, hai sbagliato professione. Primo appunto. Secondo appunto, allora tu stai su TikTok, su Instagram, su tutti i social del mondo a esporre questa tua ricchezza e i viaggi, gli alberghi a 5 stelle, le beauty farm, eccetera, eccetera, te con l'altra nullatenente, insomma, con cui ti sei accompagnato quantomeno negli ultimi anni. Ragazzi, e Fedez caro, qua non è che puoi recitare tutte le parti in commedia, non è che prima ci puoi fare sbattere in faccia quanto tu sei ricco, potente, pieno di possibilità, però contemporaneamente sei anche nullatenente. Io te la dovevi giocare meglio questa storia, fai attenzioncina perché insomma, bisogna che rivedi un po' tutta la strategia comunicativa, consultati appunto con Chiara Tua Nazionale, perché mi sembra che questa non sia proprio una mossa, proprio così. E se tu sei nullatenente, noi che siamo? O siamo miliardari, o veramente scaviamo sottoterra per trovare il fondo della povertà. Via, dai, siamo seri, dai. Ma più che altro che poi a leggere queste notizie, insomma, Fedez finisce proprio sui TikTok di tutti noi, mettiamola così per essere comunque sempre un po' sabaudi. Sentiamo il commento della nostra donna del popolo Jennifer De Santis che ha letto l'inchiesta e ci teneva a commentarla per noi. Possiamo fare bella storia bella, fare bella storia bella. Ciao raga, come va? Come state? Io mi sono ripresa una bomba, mamma mia, mi sto preparando al concerto dei Fedez stavolta, che figo. Anche se però, vi devo dire, cioè, a me tutti questi attacchi che stanno facendo a Fedez veramente mi stanno dando fastidio. Perché lui è stato onesto, onestissimo, ha detto che è nullatenente, perché lui è generosissimo, ma voi come al solito intellettuali di sta ceppa non ci capite niente. Lui è generoso perché lui ha intestato tutti i suoi averi alla sua famiglia, capito? Lui non vuole niente. Si porta, che porta? Porta una canottiera. Cioè, quanto costa che una canottiera? Costa niente, regà. Allora perché vi state agitando tanto? Poi io dico no, è generoso anche con gli altri artisti, li promuove, fa di tutto per loro, non lo fa per soldi. Tutti quei milioni di fatturato non sono i suoi, lo volete capire che non sono i suoi? No, ma sono per gli altri. Pensate che ha deciso anche di cedere e di regalare al mondo, all'umanità, Chiaretta. Chiara, vai, adesso sei libera. Nullatenente Fedez, vieni qui da me, che c'ho io una cosina per te. Possiamo fare bella storia bella, fare bella storia bella. Vabbè, abbiamo scoperto che una gruppi anche di Fedez ero rimasta ai Maneskin. Effettivamente, però, quello che diceva, insomma, era interessante. Era un punto di vista alternativo. Vuoi aggiungere qualcosa, Antonello? Se no andiamo in pubblicità. A Jennifer, a farsa, il concerto dei Fedez. Ma dove il concerto? A casa tua il concerto dei Fedez. Non ci sta nessun concerto dei Fedez. Ossino cega. A Jennifer, non ce so a tutti, eh? Ma lo sai Ci che siamo se ci capiti. ascolta Allora io. Signorini qua, vabbè, ma la stai anche, insomma, buttando così, passo ai gossip, ai tabloid, non si fanno queste cose, quindi No, siete no, così è amici. perché questa ragazza, ora io appunto passo giù da Roma prima di andare via e abbiamo una seduta importante teorica da Lo psicoterapeuta. sviluppare. No, Ah. psicoterapeuta la fa Fedez, io faccio un altro tipo di seduta, puramente seminaristica, un conclave se vogliamo, in cui leggeremo assieme dei passi del nuovo spirito del capitalismo di Boltianski e Chiapelloux, e
E quello, secondo me, darà le basi per una evoluzione poi del pensiero di Jennifer su questo particolare problema, su questa problematica. Quindi, insomma, ci vediamo. Poi, insomma, sta storia del concetto di Fedez ce la racconti meglio, insomma, non è che mi ha convinto tantissimo, però no, bisogna studiare e io sono, vengo lì da voi, da te, da Giulia, da Sonia, per impartirvi le giuste cognizioni sul momento storico che noi stiamo vivendo. Ci vediamo tra poco. Ragazze, io non mi farei trovare a casa. Comunque, pubblicità. Fai la badante ad un anziano signore americano, ma ti sei fatta eleggere in Italia per spedire i soldi ai tuoi parenti in Ucraina? Hai appena trascorso una lunga giornata sotto uno sferzante e gelido vento per difendere un pezzo della nostra casa? Non disperare, abbiamo la soluzione per te. Dai laboratoire del dottor Fauci nasce la maschera per il viso faccia da Q10. La maschera per il viso faccia da Q10. Dopo il grande successo riscosso negli USA dalla candidata democratica mascherata da repubblicana, ora è arrivata nel bel paese e promette miracoli. Pensa, potrai dire di essere una sovranista mentre svendi pure le mutande degli italiani, ma con una pelle liscia, effetto via della seta. Grazie al fattore G7, ma con una economia da G70, potrai stupire i tuoi alleati con un ringiovanimento da secondo mandato, ma senza curarti di dove vorrebbero mandarti i tuoi elettori. Se telefoni entro la mezzanotte, concorri per vincere un lussuoso party a Monaco con Ursula e la vedova molto allegra Navalnaya. Fai presto o rischi di entrare nella lista che consegneremo ai servizi segreti. No, la lista no, ero interessata a questa maschera Q10 del dottor Fauci. No, no, la lista no. Allora, prima si parlava di Fedez. Fedez sicuramente l'ama, non è sua moglie, ma è la tuta che è tornata non soltanto sulle passerelle, sui palcoscenici, ma è tornata anche protagonista grazie a Mahmood con la sua nuova hit, tutta gold. Io l'ho ascoltata perché me l'ha fatta ascoltare qua il mio socio per questa puntata. Non ci ho capito un'emerita cippa, quindi chiedo prima a te una spiegazione e poi ovviamente non posso che interpellare il sommo che con il potere di Grayskull riuscirà presumibilmente a spiegarci il significato occulto di questa canzone. Tu ci hai capito qualcosa? Che vuol dire il testo di tutta gold? Allora, diciamo così, io mi sono trovato più a mio agio di fronte alla stele di Rosetta. Secondo me ci Grazie. vuole un egittologo più che un filologo di fronte a questo testo, però leggo da quell'articolo appunto che avete appena fatto vedere, che scomoda addirittura Roland Barthes, diversi nomi del mondo della semiologia, della filosofia, della sociologia, eccetera, che questo sarebbe una sorta di capo d'abbigliamento simbolo, un po' come è stato l'Eskimo nelle redazioni degli anni 70, mi fa di capire. Però io non lo so, forse abito nel quartiere sbagliato, nella città sbagliata, ma io non ho mai visto nessuno con questa tuta gold addosso. Ma te vedi gente con la tuta gold quando esci per la strada? No, francamente no, ma probabilmente qua in Corso Potenza siamo, insomma, non so, meno nulla tenenti di Mahmood, mettiamola così. No, 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 Boh, no, però gold no, tra so. l'altro, perché non è una tuta gold, ma è che è laccata d'oro, perché sai, loro usano quella roba dell'oro sui denti. È solo il colore Guarda, o è laccata come stesso, non lo so, guarda, la l'anatra mia vita cinese? è piena di peli di babbo, quindi potrei, so, scriverci una canzone sulla tuta Boh, pellicciotto bianca. Comunque tu sentiamo giustamente, Sveriakovic. no, parlavi di questo articolo dell'HuffPost che prima la regia ci ha mostrato e abbiamo proprio interpellato il professor Svernakovic partendo da questo articolo perché abbiamo fatto anche difficoltà noi, nonostante l'ausilio di ChatGPT per decriptare, insomma, ci serviva una stella di Rosetta, non ce l'abbiamo fatta, non abbiamo capito neanche l'articolo e quindi Svernakovic. Salve, oggi analizzo un importante corpus di articoli che approfondisce narrazione poetica di canzone Tutta Gold di Mahmood. Canzone
canzone che mi fa cagare come tutte le canzoni di Mahmood, tutto preso da suo ombelico di povero ragazzo di periferia. Ma ovviamente non me la prendo con lui, piccolo bimbo figlio di migrazioni globaliste, ma con il coro di esegeti che si affrettano a magnificare una poetica di sfigato spacciatore di fumo. Qui è proprio gara di fumo, di nulla, con un gay bullizzato che finalmente mette la gonna. Che grande conquista di libertà. Attraversare il deserto, saltare giù da barcone per spacciare con la tuta di acetato e frignare su nostra spalla per una vita fino a vincere due Sanremo. Ma non è di questo, solo di questo che volevo parlare. Fatemi chiudere con mio sdegno e anche un po' incazzatura, perché mi sono arrivate email di ascoltatori che lamentano io non essere abbastanza antisistema. Non so dove vivono e cosa hanno visto. Permettetemi di chiudere con un caro saluto al mio team, nuovo arrivo, professoressa Puntoggi. Salve. Ma era acidissimo oggi Svernakovic. E poi come mai? Cioè, ma lo stendino, dove è finito lo stendino? Mi sa che una volta ha tolto questo stendino è diventato così acido. Che c'è? È una Waterloo questa puntata. È una Waterloo. Prima quell'altra ci racconta il concetto inesistente di Fedez. Oggi questo ce l'ha con noi, veramente ce l'ha con noi. E dice di essere sempre stato antisistema quando noi lo abbiamo assunto, inserito in questa trasmissione, perché lui millantava contatti diretti con la Open Society di Soros. Cioè, ragazzi, allora va bene passare per scemi, ma insomma proprio in questa maniera mi sembra troppo. E ora lui si riposiziona e noi dobbiamo fare la figura di quelli che non hanno capito la complessità del suo personaggio e del suo ragionamento. Lo dico con grande stima intellettuale per il professore, ma se non ci si comporta così, questo è poco professionale, professore. È poco professionale, se lo lasci dire. Io difendo invece Sverna, lo difendo assolutamente. Secondo me era un po' nervoso perché gli avevano tolto lo stendino e quindi un attimo ha sbottato. Può succedere a tutti, non capisco perché sì, tu debba essere così, mamma mia, spietato e spregiudicato nei tuoi confronti. Scusa, Enrica, però tu sai il significato di quello stendino, noi non lo possiamo dire agli spettatori, tu lo conosci. E il fatto che quello stendino non ci fosse, puntini di sospensione. Basta, stai rivelando troppo in questa puntata, va bene anche l'ultima, però Antonello basta. Quindi adesso per tacitarti mandiamo il trailer del prossimo film che andrò a vedere da sola, perché tanto tu gli horror non li guardi, quello non lo vuoi, manina, allora trailer. Vediamo. Il fascismo si cura leggendo, il razzismo si cura viaggiando. Un film fatto di amore ed emozioni in cui l'ex presidente degli Stati Uniti vi condurrà alla scoperta di altre culture in un dialogo costante con le giovani generazioni. Un film vietato ai maggiori di 18 anni. Seconda stella a destra, questo è il cammino e poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te. Porta all'isola che non c'è. Aiuto, no, questo però non lo vado a vedere, a parte che non ho più l'età, quindi vabbè, ragazzi giovani che ci seguono, lasciamo a loro. Finalmente, perché dopo tutta questa violenza degli altri trailer, finalmente una storia di generazioni che provano a capirsi, provano a parlarsi, no? Questo conflitto generazionale che il sistema ha messo in atto artatamente, no? Per creare anche un'obsolescenza delle merci, eccetera. No, finalmente è un film in cui i più giovani parlano con i più maturi e più saggi e cercano un punto di sintesi. Io devo dire, è commovente questa storia. Non posso andarla a vedere perché purtroppo i 18 anni li ho
li ho superati da 2 o 3 mesi, però io credo che possa essere una storia che riempie i cuori di buoni sentimenti e di grande predisposizione all'ascolto nei confronti dei ragazzi e certamente anche delle ragazze. Guarda, io non potrei mai criticare un progetto dove ci sia un membro della famiglia Clinton, perché sono abbastanza superstiziosa, credo nella maledizione della famiglia Clinton e quindi mi fermo qua. Lascio a te tutti gli onori dell'incensare quest'opera. Passiamo invece alla nostra rubrica, il cantuccio del libro, il nostro spazio dedicato alle grandi opere letterarie. E oggi di che cosa parliamo? Ma di Che stupida di Hilary Blasi, in cui la nostra ripercorre nei passaggi che vedremo tra poco i primi dubbi sulla sincerità del marito, che erano stati promossi, ventilati dal sito giornalistico Dago Spia. Cos'era successo? Ci racconta Hilary Blasi che Dago Spia pubblicò un articolo sul tradimento di Francesco Totti con Noemi Bocchi. La Blasi non credette a una singola parola, perché era stata in qualche modo rassicurata dal suo compagno. I dubbi tuttavia iniziarono a venire a galla quando l'ex capitano giallorosso le consigliò di inventarsi, di fornire un'altra versione dei fatti per cercare di confondere, anzi addirittura di provocare proprio Dago Spia. Da lì il tarlo del dubbio nella mente della Blasi iniziò a scavare, e che cosa ci racconta? Leggo io, Antonello, ci tieni a leggere tu questi passaggi? Sì, prego, prego, prego Enrica, prego, prego. Grazie, grazie. La sua risposta, ovviamente di Francesco, mi lasciò interdetta. Mi scrisse che se così mi invitavano a fare avrei dovuto raccontare qualcosa. Esiste un'altra versione della storia, ma la verità non ha versioni. Era possibile che fosse tutto vero. Francesco, il mio Francesco, quello che mi aveva sostenuto sempre, che si era sciroppato dietro le quinte tutte le puntate del GF VIP perché sapeva che ci tenevo e voleva esserci mentre realizzavo il sogno di condurre un reality, mi avrebbe mandato a schiantarmi in quel modo. Secondo mio marito non dovevo preoccuparmi, un giorno avrebbe incontrato i giornalisti di Dago Spia e gli avrebbe sputato in faccia, gli dispiaceva solo che non sarebbe accaduto presto. Un altro passaggio dove ci racconta la nostra. Passavamo le notti a discutere. A volte Francesco, ossessionato dal dubbio, mi svegliava alle 2, alle 3 del mattino per farmi a bruciapelo qualche domanda che mi aveva già posto di giorno, in modo da controllare se le risposte fossero coerenti. Dopo riaddormentarsi era impossibile. Finivamo per torturarci fino all'alba, riversandoci addosso delusione, rabbia, insoddisfazione e paura. Antonello, aiuto. Allora, guarda, io sono particolarmente orgoglioso di questa nostra rubrica, perché ci ha consentito di fugare un luogo comune sullo stato della letteratura e della cultura nel nostro paese, perché stiamo dimostrando che la grande prosa, la grande narrativa, la grande poesia esiste ancora oggi. L'abbiamo fatto attraverso 3 opere, diverse tra loro, quella di Fabrizio Corona, quella di Giulia De Lellis, ora quella recentissima, molto importante, di Hilary Blasi, perché sono appunto opere molto diverse, ma sono anche opere legate da un trait d'union. Il primo tratto, appunto, di collegamento è la tematica, perché alla fine questa tematica della passione amorosa, intesa in senso romantico, se vogliamo anche in senso tradizionale, sovverte tutta la narrazione poliamorosa, fluida, liquida, che dir si voglia, che invece altri canali di irradiazione ideologica vogliono portare avanti. Inoltre, in una sorta di climax discendente, noi abbiamo fatto un percorso da quegli eccessi un po', dicevamo, modi quasi occultistici di Corona, alla scrittura
di piena comunicazione verbale dell'Ellis, ma qui con Ilary Blasi apriamo ancora un'altra pagina a livello di struttura narrativa e di stile narrativo, perché questo è un testo che probabilmente non potrà mai vincere il Nobel per la letteratura, ma potrebbe vincere il Pulitzer, perché è chiaro che il riferimento qua non è il romanzo, ma è il giornalismo d'inchiesta, quindi c'è certamente un abbassamento del linguaggio, niente barocchismi, niente figure un po' troppo ridondanti, magniloquenti, quello l'avevamo già visto nella De Lellis, ma in Ilary Blasi diventa una forma di cronaca che incrocia appunto quasi il giallo d'inchiesta, lo vediamo anche da questo fatto che si incrociano gli avvenimenti, i rimandi a altre interviste, eccetera. È una sorta di meta lettura, no? Come il metateatro in cui tu, spettatore lettore, in qualche maniera devi essere dotto di qualcosa che il libro non ti esplicita per poter cogliere in pieno i messaggi. Quindi, che dire, un altro grande libro, un libro forse sperimentale, avveniristico, avanguardistico forse per il tempo che stiamo vivendo, che potrebbe non essere pronto, ma noi abbiamo, da Proust in su, dimostrato che i grandi autori esistono ancora oggi, nonostante tutte le lottizzazioni anche politiche, dei premi letterari, eccetera, ma qua c'è qualcosa che sta al di sopra. Di questo sono molto orgoglioso. Continueremo in qualche maniera questo nostro percorso perché è giusto dare spazio al grande cinema, alla grande letteratura, alla grande musica. E infatti adesso diamo spazio alla musica con Vuoto Casualmente. Pneumatico, casualmente, con un video estratto da quella live di Villa Franca di Verona. Sono schegge di memoria, quadri senza contenuto. Se guardi al tuo passato non vedrai un significato. Soffermandoti invece sul presente, l'evidente assurdità non potrà non dirti niente. Quelle immagini in bianco e nero fanno da sfondo teatrale alla vita, al suo mistero. Non c'è più voglia di fare, ma solo di lasciarsi trascinare. Puoi chiudere gli occhi e finalmente più nulla sentire. Perché è una sfida all'indecenza, questa sana inconcludenza. Ed io voglio zittirmi e crissarmi, disgregarmi, fregarmene di tutto, persino di me stesso. Tanto è la stessa cosa essere maggioranza silenziosa, silenziosa. Il rumore del silenzio e l'iperbole del nulla, lo stop in non pensiero mi distinguono dalla folla. Il mio sarcastico sorriso e la verve intellettualoide dovranno lasciar posto ad un nuovo uomo androide. Dovrei smettere di essere individuo e pelare allegramente al sicuro nel mio gregge. Non c'è più voglia alcuna o d'una legge che
larga da sola. Voglio brucare l'erba alpina, sentir sotto agli zoccoli la gelida brina, perché un dialogo tra sordi, questa assurda sceneggiata, ed io voglio annullarmi, dir scemenze e sottostare. Scelgo la convenienza, sarà questa la mia forza. Non sarò più antipatico grazie al mio vuoto pneumatico. Un immenso 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 vuoto pneumatico. Antonello, siamo in chiusura, vogliamo ringraziare, dato che te ne andrai via per 2 mesi, 1 anno, forse 20 anni, i nostri collaboratori, lascerei a te. Ma innanzitutto, guarda, quando ho scritto questa canzone, mi pare tra il 2000 e il 2001, quindi tanti anni fa, chiaramente non si parlava di postumanesimo, transumanesimo, anche se il soggetto è chiaro, insomma, il tema della canzone è chiaro, è quello, in altre parole. Poi tanti anni dopo ho scoperto che c'era una giornalista italiana, saggista italiana, che si occupava di questo transumanesimo. E questa giornalista è qui, insomma, qui virtualmente vicino a me, quindi chiudiamo questo cerchio e il primo ringraziamento quindi va a Enrica Perucchetti, straordinaria conduttrice di Da Proust in Su. Ma grazie. Facciamo altri ringraziamenti. Io cerco, se mi dimentico, io ne faccio qualcuno, poi che mi dimentico, falli te. La nostra voce recitante. Aspetta un attimo, non è che poi queste rose che io posso annusare così virtualmente poi le porti tra poco alla De Santis, una alla Soleri, l'altra non mi ricordo più chi, eh? No, no, io non divido mai, ognuna ha un fiore differente, quantomeno un colore differente, queste sono tue. Vabbè, e virtualmente grazie. Le estendiamo naturalmente anche agli altri. Allora abbiamo alla nostra voce, il nostro speaker Gab Volgar, la voce ufficiale di Da Proust in Su. Abbiamo... E dei Dalek anche, che nessuno ha colto, la citazione dei Dalek. Nessuno, ma... Perle e i porci, mi viene da dire. E i nostri personaggi, perché poi noi li abbiamo sempre conosciuti come personaggi, ma dietro in realtà c'è un'identità ben precisa. Professor, cioè, davvero, professor Sbernakovic alias no. Paolo Perrone. Davvero? Professor Sbernakovic. Ah. Sapevi? No, non lo sapevo, mi stai... Non lo so, questo è... Ora ci arrivo a Palombo. No, è Paolo Perrone nel ruolo di Sbernakovic. Ah, ok. Poi abbiamo... Che tra l'altro non è un attore, ce lo siamo inventato, c'è un talento naturale. Niki Palomba, interpretato da Michele Vietri, anche se Niki Palomba credo che dopo che è stato su A Cortina con Ilari Blasi, niente è stato come prima, secondo me c'è anche tornato, però insomma lo scopriremo solo vivendo. Niki Palomba. E chi c'è dietro Palomba, scusami? C'è Michele Vietri dietro Niki Palomba. Lo conosco, grande regista, ma è lo stesso. Anche lui, anche regista, attore, regista e cantante, quindi poliedrico artista. La nostra
Jennifer De Santis, Francesca Pettinelli, una vita di carriera tra danza, televisione, canzone, insomma, Ma lei un'altra l'avevano grande chiusura. Poi riconosciuta subito, subito l'avevano riconosciuta, c'erano già i qualcuno commenti, dicevano l'abbiamo letto. Pettinelli nella Sì. Poi abbiamo le nostre pubblicità, servizi e trailer curati dal nostro Rossano, che è in qualche maniera una sorta di regista aggiunto della trasmissione, che ha fatto un Grandissimo. lavoro molto molto apprezzato. E abbiamo i nostri musicisti, perché certo, Aspetta, diciamo, le abbiamo due anche Lisa. sigle. No, aspetta, abbiamo Lisa dalla cantina di Rosarno, la vuoi ricordare? Scusa, Lisa. Prima, Lisa, Lisa. allora se è per quella Grazie. anche Vera, la vogliamo dimenticare, le nostre corrispondenti, diciamo, che sono state anche loro professionalissime. Ho dimenticato Moltissimo. qualcuno oltre ai musicisti? Abbiamo poi i musicisti e ovviamente il nostro regista Antonio Leotta che ci ha supportato e sopportato in queste 9 puntate, quindi un grande ringraziamento e abbraccio anche a lui. Ma perché 9 è un numero non casuale? Nello schema hegeliano, tesi, antitesi, sintesi, il 3, 3 volte 3, 3 volte tesi, antitesi, sintesi. Quindi noi siamo la sintesi della sintesi della sintesi, praticamente Che gioia. l'iperuranio delle idee, è una roba irraggiungibile. E quindi grazie, grazie veramente a tutti per questa prima tranche di avventura, e ora i nostri musicisti. Il nostro duo di Finto Marcello e Antonio, ossia i nostri grandissimi Salvatore Torregrossa e Rosalba Alfano, con cui chiudiamo con questa sigla che ringraziamo per essere stati con noi, per averci regalato tantissime canzoni e tantissimi video anche divertenti. Grazie davvero di cuore a tutti coloro che ci hanno accompagnato in questo viaggio e grazie soprattutto a voi che siete stati in nostra compagnia. Grazie a tutti e chiudiamo con questa sigla, La gallina e il dittatore. Com'era bella tutta l'ambussata, tutto pronto a fare l'applauso master, tutta imbusumata e tutta soddisfatta, l'uomo ne regime quando all'intrasa, tu master certi avere tutta l'attenzione, ricette belle e buone, che bella riunione, con miei zacchelli faccio tutta manachina, ricette senza correre, buttate una gallina. Questa senza correre, piglia la gallina in braccio e ha cominciato a stringere troppo affettuosamente. Una volta incatastata, una pinna roppa nata, ha cominciato a spennarla fino a sgrastare. O massa po' ricetta, guardate qua, a mani in due cranoni ha cominciato a buttare. È tutta scarmenata, chicchinella, appresso Eva, perché va puzzuliamo. Chi è questa gallina che fa chi ti fa crescere chiara e pure rindo stritta. Io vergo non vuole, che non penso che più verrà mangi un dito caiolo, se scazzo serra serra. Questa roba nata non la sapeva che lo correva a pista e scafuniava, e mentre a bocca aperta tutto chi li messe un masto pizza e riso continuava. E quando la sette pasta sentita a me, abbassa calla fai sulla stagione buffet, non porta non fa niente si può e fai a morire, e scema si governano, proprio così.